Siamo qui con la professoressa Castagna della scuola Istituto Comprensivo Giorgio Arcoleo di Caltagirone. Allora, è venuta a presentarci un progetto per il convegno. Ci racconti un po' il progetto? Allora, il progetto si intitola Piccoli blogger crescono. Praticamente noi abbiamo cercato di realizzare dei blog e quindi di trasformare il blog in un ambiente di apprendimento, cioè passare dall'aula, dalla classica aula, a un nuovo, diciamo, luogo di apprendimento. Ed è stato importante perché il blog praticamente si è rivelato un vero e proprio ambiente di apprendimento significativo, perché è stato centrato appunto sulle risorse, sui bisogni, ma anche sui desideri del ragazzo stesso. E i punti di partenza sono stati due. Il primo, la competenza digitale degli allievi, perché chiaramente dovevano già essere, diciamo, dovevano già sapere qualcosa del blog e quindi sapere utilizzare, almeno nelle forme. Sono prima, seconda e terza media. Quindi era indirizzato proprio a loro questo progetto. E quindi già la competenza digitale è importante. E poi questi ragazzini hanno lavorato in gruppo. E questi gruppi che abbiamo formato sono gruppi eterogenei, perché abbiamo preso appunto dei ragazzini appartenenti alle varie fasce di livello. Questo perché? Perché noi abbiamo cercato di sfruttare il blog come un vero e proprio mezzo utile, diciamo, per potenziare gli allievi, quindi l'allievo già bravo, diciamo. Abbiamo visto che era uno strumento prezioso sia per il consolidamento che per il recupero di molte abilità di base, per esempio la scrittura. Siccome appunto abbiamo realizzato questi blog di scrittura creativa online, la prima competenza da promuovere è stata appunto quella della scrittura. Però nel corso, diciamo, del progetto abbiamo visto che anche le altre competenze base della scuola media sono entrate a far parte del progetto. La lettura, perché chiaramente non ha senso scrivere e non avere un lettore, quindi lettura, scrittura, l'ascolto, perché nel momento della correzione dei testi che venivano scritti dai ragazzini, chiaramente l'ascolto reciproco, il condividere un'idea è anche un obiettivo per la scuola media molto importante. E l'altra competenza che abbiamo promosso, al di là della scrittura, è anche la riflessione sulla lingua, perché nel momento appunto di correzione, di rielaborazione del testo, chiaramente si sono sottolineati tutti quegli errori che purtroppo nei compiti in classe ci sono, e che i ragazzini nel momento della correzione in classe del tema non ne tengono assolutamente conto, e quindi l'errore si ripete compito dopo compito. Attraverso invece questo, diciamo, questo metodo, questa nostra scoperta, possiamo dire, molti errori finalmente sono stati eliminati. Ne cito qualcuno, non so il qual è, con l'apostrofo, è classico. Ma quindi, da un certo punto di vista, c'è la tendenza a pensare che l'utilizzo di un computer o della tecnologia tende a portare il ragazzo a isolarsi, invece in questo caso è proprio il contrario, anzi è la dimostrazione che la tecnologia può aiutare invece a lavorare in maniera collaborativa. Perché sono tutti blog collaborativi, nascono per questo, ecco, per apprendimento, diciamo, significativo ma anche collaborativo, perché i contesti di apprendimento sono stati scanditi in vari momenti. Avevamo momenti di lavoro individuale, momenti di lavoro di gruppo, momenti di lavoro collettivo e poi momenti di rielaborazione e di confronto. Quindi abbiamo visto, al di là, diciamo, delle competenze e degli obiettivi formativi che noi abbiamo promosso, la scrittura, la lettura, eccetera, abbiamo visto però che questo blog è diventato anche importante per le competenze, per gli obiettivi trasversali, quindi la conoscenza di sé, la relazione con gli altri. Soprattutto i ragazzini appartenenti alle fasce medio-basse hanno migliorato proprio le loro capacità relazionali e comunicative con gli altri, e questo è stato importantissimo. Soprattutto per loro. Hanno reagito positivamente. Sì, esatto, perché ripeto, anche lo stesso errore, mentre in classe ha una valenza diversa. Invece in aula informatica, in quel contesto, l'errore viene preso, viene reso, diciamo, meno pesante anche davanti agli occhi degli altri ragazzini. E questo è molto importante, anche perché le scuole medie esaminano una fascia di età dove dal bambino diventa ragazzino, e quindi sono molto più sensibili a questo. Cosa migliorerebbe del suo progetto e che cosa invece le è piaciuto molto? Sono delle attività, delle esperienze facilmente ripetibili, perché è chiaro che è necessaria l'aula informatica, quindi una connessione internet. E poi altri due elementi secondo me importanti sono
I ragazzi che hanno imparato divertendosi, e questo è fondamentale, perché molto spesso ormai la lezione frontale diventa molto noiosa. I ragazzini hanno altro a cui pensare, mentre l'insegnante spiega. Hanno esatto, altre. Ecco. Invece in aula informatica ho visto che le cose andavano in maniera diversa. E poi oltre al ragazzino che ha voglia di imparare divertendosi, ci deve essere anche la voglia dell'insegnante stessa, certo, di rinnovarsi, di reinventarsi e di mettersi in gioco, perché prima deve essere lei a sperimentare questi nuovi contesti, nuovi percorsi di apprendimento per i suoi allievi, perché se manca questo terzo elemento, no, infatti, è importante. In molti casi c'è questo timore da parte dei docenti di perdere l'importanza del proprio ruolo per il digitale, invece probabilmente anzi si carica di ulteriore responsabilità, nel senso che probabilmente è l'insegnante che deve in qualche maniera aiutare i ragazzi a utilizzare quello strumento nel modo corretto e soprattutto trovare anche un terreno comune su cui in qualche maniera cimentarsi insieme. Quindi è un modello replicabile, si può, anche altre scuole potrebbero. Sì, sicuramente, è molto facile, non necessita di grandi risorse, al di là dell'aula di informatica, ripeto. E poi noi abbiamo realizzato il tutto all'interno dell'orario scolastico. Un'ora alla settimana era l'ora dedicata all'approfondimento linguistico. Quindi i ragazzini, esatto, quindi i ragazzini in pratica non ritornavano il pomeriggio, facevano tutto tanto all'interno. Tanto poi l'ambiente ce l'avevano anche, certo, in casa. Certo, infatti, quindi potevano... Esce dai muri della, esatto, della loro... Ripeto, hanno imparato divertendosi, così come i docenti che hanno partecipato. Ci siamo divertiti. Tutti quanti, e loro hanno appreso, e anche io ho appreso da loro molto, perché è uno scambio. Io dico sempre, sono convinta, che il docente... Insegnando si impara. Sì, è un modello per il ragazzino. Però il docente, prima di essere trasmettitore di contenuti e promotore di competenze, deve innanzitutto instaurare un rapporto, una buona comunicazione. Una comunicazione che sia efficace, educativa, altrimenti se la base non c'è quella, non si può fare nulla. E un'ultima domanda, sì, il suo progetto con uno slogan? con uno slogan? Potrebbe essere insegnando si impara. Ecco, insegnando si impara, sì. Grazie mille. O non abbiate paura delle nuove tecnologie. Chi lo... Non mordono. Non mordono. Grazie mille.